detto, per comprendere la nostra visione dello sviluppo, no? E del neurosviluppo, bisogna comunque fare riferimento a dei processi di neurosviluppo, perché questa è la nostra impostazione. Ben arrivato. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Per poter avere un modello educativo, prima ancora che mirato alla soluzione di un problema specifico, ma una visione globale dei problemi, bisogna fare riferimento a un modello di sviluppo. Se non si fa riferimento a un modello di sviluppo, nulla si può fare di carattere, oppure niente di sensato, secondo me, si può fare di carattere educativo o di psicoeducativo. Tant'è vero che tutti gli approcci psicologici e pedagogici esistenti, anche molto diversi tra loro e a volte anche contrapposti, fanno sempre riferimento a modelli di sviluppo, che sia quello freudiano delle emozioni, che sia quello... Ecco, nel nostro caso è un modello di sviluppo che raccoglie più parti di altri studi, anche più storici già esistenti, ma che fa riferimento alle conoscenze e ai processi di nostro sviluppo che alcuni autori hanno sviluppato e che sono state rinforzate e dimostrate dalla moderna ricerca nel campo delle neuroscienze. Ora, è impossibile per me, cioè sono costretto a affrontare un tema che normalmente non viene affrontato nei corsi legati allo sviluppo, che però è importante per capire non solo questa sindrome, anche lo sviluppo umano in generale. E il tema in questione è lo sviluppo filogenetico. Bisogna capirlo un attimo, perché lo sviluppo cosiddetto ontogenetico, lo sviluppo individuale, no? Ciò che determina, cioè, è vero che è determinato dalle variabili personali, determinato spesso dal caso, dalle caratteristiche familiari, dalle relazioni esistenti in famiglia, eccetera, però si muove all'interno di una cornice che fa sì che alcune tappe siano geneticamente determinate. Il fatto che siano geneticamente determinate non vuol dire che assolutamente tutti faranno questi passaggi, no? Lo sviluppo umano è tale che rimanda gran parte anche dello sviluppo genetico a dopo la nascita in rapporto all'interazione ambientale. Quindi i passaggi sono geneticamente previsti, ma sono, diciamo, più probabili, non certi, però sono geneticamente probabili. Quindi è all'interno di questi passaggi che bisogna ragionare per vedere se i nostri ragazzi li hanno svolti o meno. Allora,